Amici di Fano TV, bentrovati. Torniamo a parlare di zootecnia, in particolare di azienda agricola suinicola. Partiamo dall'inizio. Che cos'è il biologico? Il biologico è un metodo di produzione che rispetta l'ambiente e l'uomo e la natura, dai, diciamo. Cosa bisogna fare per trasformare un'azienda agricola in biologica? Adempimenti e passaggi. Dunque, per diventare un'azienda agricola biologica, l'azienda deve assoggettare a controllo tutta l'azienda, terreni, strutture e allevamento. Può scegliere anche di farne passare solo una parte di azienda in bio, esempio produzione vegetale biologica e allevamento rimanere convenzionale, però nella notifica, nel fascicolo aziendale deve essere inserita tutta l'azienda in modo tale che l'eventuale controllore dell'azienda sa come è composta l'azienda agricola. Quali sono i riferimenti normativi? Attualmente il regolamento vigente attuale è l'848 del 2018, che non è altro che un'evoluzione della 2092 del 1992, una serie di norme che tratta della produzione vegetale, e l'utilizzo delle sementi, quale tipo di concimi utilizzare, e norme sull'etichettatura. Verrà controllato tutto l'iter e nella parte vegetale, dell'azienda agricola, parte vegetale, se è azienda zootecnica, quindi anche il tipo di produzione, cioè metrature di stalla, e le origini degli animali, il tipo di profilassi, il metodo per la disinvestazione, per l'igienizzazione sanitaria. E quindi copre tutto l'iter, tutto il passaggio dalla produzione al prodotto finale che il consumatore trova nel supermercato, ma questo lo troviamo anche su altre fasi, quindi non solo sulla parte vegetale, ma anche sulle modalità interne dell'azienda, cioè sono modalità operative che l'agricoltore segue, sono delle norme che deve seguire, che rispettano l'ambiente e gli animali, diciamo. Che caratteristiche deve avere quindi un'azienda agricola suinicola? Innanzitutto un'azienda agricola suinicola deve avere del terreno, non esistono aziende agricole zootecniche senza il terreno, il rapporto del numero dei suini deve essere proporzionale al terreno presente in azienda, oppure deve avere degli accordi d'area con aziende vicine biologiche oppure cooperative e così via, che servono sia per lo smaltimento, l'eventuale smaltimento dei liquami e l'approvvigionamento alimentare. Quali sono i rapporti di metratura in rapporto al numero degli animali? La metratura varia in base al peso degli animali. Se abbiamo delle fattrici, quindi l'allevamento e uso riproduttivo, più o meno la struttura fisica della stalla deve essere 7 metri e mezzo per ogni capo e suino, più 2 metri e mezzo come pascolamento, diciamo, per una struttura oltre il paddock esterno. Queste sono le metrature minime della stalla. Invece se si tratta di un suino all'ingrasso, più o meno dobbiamo calcolare che un suino di 90 kg deve avere almeno un metro e mezzo di superficie calpestabile come stalla. Chiaramente gli animali devono avere anche del terreno esterno dove possono pascolare, e quindi le superfici sono ampie, non è che sono, diciamo, la stalla può essere una struttura fissa o mobile, cioè ci possono essere tante tipologie di strutture semplici oppure abbastanza complesse, moderne e così via. Vantaggi e svantaggi di un allevamento suinicolo biologico? Dunque, i vantaggi sono
l'animale si ammala di meno perché con il contatto con la terra, il movimento, il sole, e mangiare le erbe e così via, e sono più sani. L'azienda può valorizzare i prodotti interni, quindi con un piano gestione del terreno adeguato può utilizzare i prodotti che produce in azienda e darli agli animali, quindi il valore è maggiore rispetto a un mangime che potrebbe comprare, un'alimentazione che viene acquistata dall'esterno, che costa di solito molto di più, almeno un 20-30% in più rispetto a quello che viene venduto dall'azienda. E altri vantaggi sono dei contributi comunitari che sono riportati e proporzionali agli ettari di terreno, alle colture coltivate, quindi dei piccoli vantaggi ci sono. Svantaggi, l'animale per il finessaggio, per arrivare ad esempio un suino da carne che deve arrivare a 150-160 kg, ci metterà più tempo rispetto a un suino convenzionale. Altri svantaggi che possono essere il costo della materia prima: se uno deve reperirsi del materiale da un'azienda esterna, che costa un 20-30% in più generalmente. Quanto può essere importante per un'azienda biologica suinicola rivolgersi ad un tecnico per tutta la parte che riguarda la pratica? Sicuramente nella prima costituzione dell'allevamento un tecnico è molto importante, perché si valutano tante cose, si farà un piano gestione allevamento, cioè dove si rapporterà la struttura in base al terreno, in base alle dimensioni dell'azienda, e si farà un piano utilizzo delle azioni zootecniche, cioè quindi i reflui zootecniche devono essere smaltiti nel proprio terreno, in terreni limitrofi, e si farà un piano di produzione aziendale in modo tale che l'azienda si possa autoprodurre in modo consapevole le derrate alimentari che gli servono per gli animali. Quindi anche per la gestione burocratica, cioè compilazione dei registri, che è, secondo me, almeno nella prima fase, i primi mesi per l'avvio, è molto importante un tecnico che dia delle dritte. Cioè, l'agricoltore sicuramente sono nozioni che riesce a trovare anche per conto proprio, ma ci mette tanto tempo. Avere una persona che dà un'indirizzata è una cosa, secondo me, importante, fondamentale. Oltre agli aspetti tecnici di cui abbiamo già parlato, c'è anche una filosofia dietro l'azienda biologica. Innanzitutto, per creare un'azienda agricola biologica ci vuole l'amore per la terra. Se uno vuole creare un'azienda zootecnica ci vuole passione per gli animali e, la cosa più importante, voglia di mettersi in gioco. Deve venire da dentro, non può nascere da nessun'altra parte. Il nostro speciale termina qui. Abbiamo visto insieme vantaggi, svantaggi, ma anche caratteristiche tecniche delle aziende agricole suinicole. Vi do appuntamento al prossimo speciale.